tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mini video di acquisti misti, prevalentemente abbigliamento. Ho alcune cose, in realtà già da un po' le ho acquistate, ma non ero ancora riuscita a farvele vedere. E giusto due cose di acquisti skincare che sono proprio due cose, quindi non saprei. Senza aspettare, diciamo, un video specifico, ve le mostro in questo video che facciamo prima, che così metto poi via tutto finalmente. Allora, un acquisto fatto un po' di tempo fa, in realtà sembrerebbe un acquisto estivo, ma vabbè, fa niente. L'ho acquistato, non mi ricordo preciso quando, comunque già è estate praticamente finita. Però secondo me sono utilizzabili anche d'inverno. Questo fatto dai cinesi, cose che insomma potete trovare anche sui vari siti tipo come si chiamano? AliExpress, quei siti lì. Oddio, mi sono incasati i capelli. Quindi pantaloncino fatto così, tessuto un po' lucidino, bello morbido, con vabbè, la cinturina che poi si può ovviamente levare. Le due taschine sul davanti e la culissa appunto da portare in vita oppure anche un po' più basso, insomma, comunque fatto così, perfetto d'estate e anche appunto d'inverno, va benissimo anche per il lavoro perché è nero, ovviamente togliendo la cintura. Pagato 13,90 euro, quindi dai, ci può stare. Poi super acquisto di cui forse vi avevo mostrato la versione jeans, quindi non nera ma appunto color jeans normale, blue jeans. Mi è piaciuta talmente tanto che l'ho riacquistata anche nera, che è questa gonna con il fondo tutto sfilacciato e irregolare, normale dietro fatta così, normalissima e appunto il davanti fatto così abbastanza mini devo dire, però mi piace. Portata vita alta con qualcosa dentro rimborsato oppure con qualcosa di corto, mi è piaciuta tanto la versione jeans, quindi ho voluto acquistare anche questa nera che va bene anche per il lavoro, anche se è un po' cortina, però vabbè. Bella, mi è piaciuta, già utilizzata più volte e pagata 20 euro. È un pochino, diciamo, però comunque era bella, mi piaceva, è ben fatta, quindi ho detto vaffanculo, prendiamola. Poi, tutina vestitino, anche questa già utilizzata in realtà, la sera, ad andare a ballare. Fatta così, il davanti così incrociato, morbido, che scende così, tutta in lurex, nera anche questa, perché almeno anche questa poi la sfrutto per il lavoro. Fatta a pantaloncino però non quelli appunto stretti, ma tutto bello morbido che quindi cade tipo proprio vestitino. È molto molto carina. Questa ho staccato il prezzo, ma costava 13 euro, me lo ricordo, circa più o meno. Molto bellina. Poi da abbinare alla gonna, quella lì a vita alta, ho voluto prendere anche questo maglioncino, anche questo già messo, non li avevo ancora messi via, li avevo infilati nel sacchetto perché volevo farveli vedere. Questo non mi ricordo il prezzo, ma siamo più o meno intorno ai 12-13 euro, credo, forse anche meno, non mi ricordo, può essere anche meno. Tra gli 8 e i 13, facciamo, c'è una bella differenza, vabbè. Maniche con tutta questa serie di bei bottoncioni. Collo che io in realtà non impazzisco tanto per il collo così, però in realtà nel complesso questo fatto così mi piaceva e appunto arriva giusto giusto appena sotto la vita, quindi perfetto con appunto le cose corte, essendo corta ma anche stretta quella, non è come le gonne tipo un po' più ampie che anche se ci infilate le cose dentro poi sotto non si vede, non vi fanno fagotto. Le gonne in jeans, quelle lì, sono a vita alta, ma sono anche belle strette, quindi quando infilate qualcosa dentro poi si vede e non è il massimo perché io ho già la pancetta, per cui figuriamoci. Quindi questo è perfetto perché essendo cortino non fa quell'effetto lì e ci sta giusto giusto a pennello. Fatto così ha tessuto costine, insomma non so come definirvelo.
e mi piace tanto il dettaglio della manica con tutti i bottoni. Bello, cioè almeno a me piace. Poi, invece, tre acquistini veloci. Allora, questa in realtà non è un acquisto, ma un regalo che mi ha fatto mia mamma. È una crema in gel della Just. Ciao a tutti, scusate l'interruzione. Cioè, è incredibile quanto ogni tanto sia difficile girare un cavolo di video come si deve. Perdonatemi per l'interruzione. In realtà è cambiato proprio giorno, quindi mi vedete in tutt'altra maniera. Ma avevo da mostrarvi ancora due cose, quindi al volo finisco questo cavolo di video. Allora, vi stavo mostrando alcuni prodotti che non c'entrano niente con l'abbigliamento, ma che non sapevo in quale altro video mostrarvi. E sono una, questa crema che mi ha dato mia mamma, che è una crema della Just, di cui vi ho già parlato. Se non la conoscete, vi rimando al video in cui ne parlo, lo trovate insomma nei miei video o in qualche insomma playlist o addirittura magari qua sotto nell'info box se mi ricordo di metterlo. Questa è una crema Body Fresh si chiama, infatti mia mamma mette in frigorifero, vabbè. Lei dice che è stata portentosa per le scottature, che l'ha usata quest'estate, si stava spelando tutta la faccia, e l'ha utilizzata e ha fatto miracoli, mi ha detto funziona tantissimo, e questa gliel'hanno dato a lei, mi fa tienila, tienila che io ce l'ho grande. È una versione piccolina da 100 ml, esiste il 100 ml. Questa praticamente dice: è un gel a base di arnica, salvia, melissa e altre piante officinali che donano alla pelle di piedi e gambe una prolungata sensazione di freschezza e sollievo, contribuendo a mantenerla elastica e liscia. Contiene diversi principi attivi con funzione deodorante, è pratico da usare perché si assorbe molto velocemente senza ungere. Quindi teoricamente in realtà è appunto per gambe e piedi, non ho capito mia mamma dove l'ha utilizzata, o ho capito male io che si stava spellando in faccia, magari si stava spellando sul corpo, non lo so, adesso mi viene il dubbio di aver capito male io. Mi ricordo che mi ha detto che gli ha proprio rinnovato la pelle completamente. Molto buona e quindi me l'ha data per provarla, mi fa mettere in frigorifero, ovviamente non è ancora in frigorifero, vabbè, la metterò quest'estate in frigorifero. Poi, tanto per cambiare, due mascherine di Balea. Sono stata a Balea per fare da Balea, dal DM per qualcosa, non mi ricordo cosa, forse ha accompagnato mia mamma, ma io non volevo prendere niente, quindi queste gliele ho infilate a lei nel carrello e così, giusto perché le avevo viste e non volevo farmeli scappare. Sono tutte e due limited edition, quindi sia mai che io non acquisto due limited edition. E sono una maschera in tessuto, questa qui con questo packaging così carino e coccoloso. E niente, una maschera viso idratante in tessuto, per ogni tipo di pelle, idratante, niente di che come al solito, però non ce le possiamo far scappare. E l'altra invece è una maschera in crema. Madonna, se mi guardo nell'anteprima, oddio, orrore. Maschera viso con burro di cacao, latte ed estratto di vaniglia bio al profumo di cioccolato bianco. E beh, anche questa non potevo lasciarla lì. Come al solito ha la divisione in due, quindi ovviamente antispreco e si può utilizzare due volte. E niente, molto carina. Sparaflash un po' questa luce, però. Vabbè, comunque, maschera al cioccolato bianco. E niente, questo è tutto. Sì, in realtà avrei altre due cosine da mostrarvi, ma farò un video apposito. Magari ve l'anticipo solo mostrandoveli proprio al volo per incuriosirvi. E poi ne riparliamo. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao ciao.